Vergognoso o triste? Questa è la prima domanda che vi pongo. Secondo me soprattutto triste. Molto molto triste. Quanti attacchi mediatici, secondo me davvero insidiosi, davvero subdoli. Mi scuso amici di dover usare un linguaggio talmente triste, talmente pesante. Sapete che io amo tantissimo l'Italia, il tedesco, per migliorare il mio italiano, sia la comprensione, l'espressione orale, sia quella scritta, ma anche per comprendere la cultura, il contesto della lingua. Ho già da parecchio tempo iniziato a guardare qualche trasmissione televisiva italiana, leggo anche diversi giornali sportivi e sono rimasto, soprattutto ultimamente, davvero scioccato di vedere così tante polemiche, così tanti attacchi sulla mia squadra del cuore, sulla mia Inter, soprattutto adesso. Perché adesso? Io non lo capisco. Adesso andiamo nel specifico in questo video, ve lo spiego in maniera proprio dettagliata a cosa mi riferisco. Facciamo nomi, tutto eccetera, lo facciamo in questo video. Innanzitutto amici, se vi va, lo ribadisco ancora una volta, iscrivetevi al canale YouTube che rappresenta il mio personale progetto di cuore, perciò sinceramente per voi è niente, un click, vi costa nulla, neanche un secondo, totalmente gratuito. Invece a me cambiate tutto, cambiate la mia vita con un click semplice iscrivendovi al canale YouTube. Fate qualcosa che questo progetto di cuore, che è il mio progetto di cuore nella mia vita, possa andare avanti. Perciò vi ringrazio tutti coloro che mi supportano. La prima domanda, prima di specificare, di entrare nei dettagli cosa è successo nuovamente, la prima domanda che però io mi faccio: perché adesso? Perché adesso? Perché adesso? Una squadra che è capolista, che sta a più 10 dai campioni d'Italia, che ha la miglior difesa dell'intero campionato, senza però, e questo è molto importante, dover rinunciare al voler giocare a calcio, perché ci sono club, non facciamo nomi, che sì, hanno una buona difesa, ma rinunciano totalmente al prodotto calcio. Noi invece giochiamo a calcio, non rinunciamo a calcio, abbiamo sia la miglior fase difensiva, ma anche la miglior fase offensiva. In entrambi i reparti siamo i migliori per distacco in Italia. Abbiamo segnato 10 gol in più rispetto alla Juventus, sono tantissimi 10 gol in solamente 12 gare. Pochi mesi fa l'Inter ha portato in alto il tricolore, la bandiera italiana, l'orgoglio italiano. Noi l'abbiamo portato in alto facendo tremare i miliardari del Manchester City, che hanno da anni un intero stato dietro, che giocano in un altro campionato. Noi siamo Serie C, loro sono Serie A a livello economico, lo sappiamo tutti, e nonostante ciò li abbiamo fatto tremare. Pep Guardiola stesso l'ha messo nelle interviste che l'Inter per un pelo non ha vinto, che veramente dettagli hanno fatto la differenza. E tutto ciò nonostante che gli ultimi anni, da quando è partito Antonio Conte, sono stati anni difficili, dove noi abbiamo sopravvissuto con parametri zero, con il player trading, con l'uscita di tanti tanti top player. Tutto questo è successo negli ultimi anni e nonostante ciò siamo la prima squadra italiana, noi siamo attualmente l'Italia calcistica, noi siamo attualmente la società per eccellenza che rappresenta, che difende il prodotto del calcio italiano proprio a livello mondiale. Vi ricordo che è la prima squadra ad essere qualificata per i mondiali, per club che si giocheranno negli Stati Uniti per la prima volta. Sarà un'edizione molto speciale perché si giocherà solamente ogni 4 anni e sarà un po' come il campionato del mondo delle nazionali, non una roba che si gioca ogni stagione, che non ha fascino, dove tu con 2 partite vinci come la vecchia Coppa del Mondo per club. No, qui parliamo di un torneo che si giocherà solamente ogni 4 anni, dove miliardi, miliardi di persone guarderanno, e finora c'è solamente un club sicuro qualificato. Forse ci sarà un secondo, quello non lo sappiamo, ma uno sicuro, una squadra sicura e qualificata ed è l'Inter. Perciò io non capisco dov'è l'orgoglio, dov'è la gratitudine, dov'è la riconoscenza verso l'Inter. E se tutto questo vi sembra troppo, chiedo almeno rispetto, solo rispetto, ok? Magari orgoglio, ok, gratitudine, riconoscenza, vi sembra troppo, ma almeno in delle televisioni che vengono
alla fine finanziate dai spettatori, perché se no, senza pubblicità, eccetera, non posso andare avanti, gli spettatori sono anche interisti che li guardano, io almeno chiedo rispetto. Per un lavoro eccezionale svolto negli ultimi mesi sotto gli occhi di tutto il mondo, ma probabilmente non sotto gli occhi dell'Italia. Ieri ho dato, questo è solamente un esempio, potrei citare tanti altri esempi, un'occhiata alla trasmissione Pressing. E ho notato purtroppo che l'Inter è stata paragonata ad una Ferrari. Vi dico subito, io non sono qui adesso per fare polemiche per una singola frase fuori logo, ma io qui noto una narrazione, una mistificazione dall'altra parte di altri club, una narrazione molto negativa sull'Inter. Noto una cosa che va avanti da tanto tempo, da troppo tempo, e perciò faccio questo video. Non lo faccio solo per questa frase, ma questa frase è simbolica, ripeto, per una narrazione negativa che va avanti verso l'Inter da parecchio tempo. Perciò ieri l'Inter è stata paragonata ad una Ferrari, ma non in maniera positiva, quanto è bella la Ferrari, quanto è bella, fatta a mano, prodotto italiano, no. Come un prodotto che sta facendo il suo. Perché tu da una Ferrari ti aspetti ovviamente che corre, perché la Ferrari costa tantissimo, perciò la Ferrari deve correre, deve essere veloce, deve andare velocemente da 0 a 100 km all'ora. E dall'altro lato la povera Juventus del mito, del mitico, dell'eroe Max Allegri, l'imperatore Allegri, il King Allegri, e lui purtroppo guida una 500. Mamma mia, secondo me amici è davvero una brutta narrazione, perché in sintesi possiamo dire tutto quello che l'Inter raggiunge è scontato. Anzi, se non lo dovesse raggiungere è una crisi, perché se la Ferrari non corre devi chiedere indietro i soldi, è uno scandalo. Tutto quello che invece fa la Juventus è eroico. Se vince è eroico, se perde, beh, alla fine Allegri guida una 500, poverini, non poteva far meglio. Che la Juventus abbia il montingaggio più alto dell'intera Serie A, beh, questo non interessa, no? Cioè, strano, no? Una 500 che costa più della Ferrari, ma è veramente una 500? È un po' strano, cioè voi guidate una 500 che è costato come una Ferrari e l'Inter guida una Ferrari che è costato come una 500. Strano, veramente veramente strano, quasi mi metto a ridere, non so se ridere o piangere, meglio ridere, perché è davvero ridicolo. Dall'altro lato che la Juventus, da unica big, sia quest'anno l'unica squadra di non dover giocare nessuna competizione europea, e fidatevi, la Juventus è stata contenta di non dover giocare in, come si chiama lì, Conference League, non mi veniva neanche in mente il termine perché ovviamente la competizione è talmente ridicola, fidatevi, sono contenti perché si levano quest'anno dalla squalifica, non possono giocare in Europa, però onestamente se già non puoi giocare in Europa meglio prendere quest'anno qui, no? Dove non giochi in Conference League, invece magari di sacrificare la Champions League. Di questo non parla quasi nessuno, che la Juventus sia l'unica squadra delle big che non deve giocare in Europa, che non deve sprecare energie, che non deve giocare come l'Inter ogni tre giorni, come il Napoli, come il Milan ogni tre giorni. Anche di questo non ne parla nessuno, è sempre la povera Juventus che sta facendo il miracolo. A me questa narrazione non piace, perché io sinceramente sono dell'opinione che se una squadra, società, allenatore lavora bene, vanno fatti i complimenti, a prescindere dalla fede calcistica. Quanti video ho fatto nell'ultima stagione dove ho detto bravo Calcio Napoli, bravo, con un montingaggio molto più basso anche quello rispetto a quello dell'Inter, io l'ho detto perché sono onesto, con un montingaggio più basso rispetto a quello dell'Inter sono riusciti a vincere, a convincere, ad avere una rosa meravigliosa, un grande scouting, ho fatto solo complimenti, non mi sono mai permesso a provare a sminuire il successo del Napoli, e mi sembrava che anche a livello nazionale questa cosa è stata un po' condivisa da quasi tutti. Invece sull'Inter ho sempre questa sensazione: se vince, beh, è costretta a vincere, è una Ferrari,
Invece, se non vince, subito crisi, vergognosa. Io questa narrazione non la capisco e la reputo davvero triste. Triste verso gente come per esempio Simone Inzaghi, che sta svolgendo un grande lavoro. Perché forse alcuni hanno dimenticato la situazione. Ma ad Antonio Conte sono state soddisfatte tutte le richieste. Anche richieste, diciamo, senza logica. Lui voleva Arturo Vidal, vecchio, finito, giocatore più pagato di tutta la rosa dell'Inter, e l'hanno preso. Voleva Toblea, che costavano 50 milioni, anche di più, sono stati presi. Poi sappiamo che l'Inter ha avuto grossi problemi economici, Conte sapeva che non potesse proseguire su questa strada, e nel momento dove lui ha ben capito che adesso si prenderà un'altra via a livello di player trading, a livello di calciomercato, lui è scappato, come fa sempre. Lui fa sempre così. Momenti difficili, scappa. Invece Inzaghi ha affrontato le difficoltà. Ha affrontato questa situazione difficile e nonostante tanti addii di top player nei scorsi anni, abbiamo perso tanti top player, amici, Skriniar, Hakimi, Lukaku che è andato via, poi è tornato, ok, Eriksen, cioè tanti big che sono partiti per poi diversi motivi, ma spesso purtroppo i motivi sono anche stati economici. Nonostante ciò, Inzaghi mai si è lamentato, Inzaghi ha affrontato le difficoltà e soprattutto i risultati sono meravigliosi. Cioè, 3 stagioni consecutive che lui va avanti in Champions League, anche in gruppi di ferro come scorsa stagione, come contro Barcellona, contro Bayern Monaco, adesso è riuscito a raggiungere la finale di Champions League, l'Inter è la prima squadra italiana di raggiungere la Coppa del Mondo per club. È veramente triste, secondo me ci sarebbero tante belle storie, ci sono tanti giocatori in questa rosa, Mkhitaryan che sembrava finito, sta giocando benissimo, Acerbi che nessuno avrebbe neanche dato un euro, messo un euro su questo giocatore finito, alcuni dicevano addirittura un intruso che adesso è il capo, il boss indiscusso di questa difesa. Tante belle storie, Federico Di Marco che sta giocando in maniera meravigliosa, secondo Conte inizialmente mi ricordo non era neanche un giocatore da Inter, non era neanche abbastanza forte per giocare nell'Inter, adesso è diventato un top player, ieri ha fatto un gol che farà il giro, sta facendo il giro di tutto il mondo, ricordiamoci sempre Di Marco è un prodotto del vivaio nerazzurro, perché anche qui sappiamo che ai tempi di oggi non è facile produrre giocatori, farli crescere nel vivaio e poi farli giocare anche nella prima rosa, perché ovviamente le aspettative sono altissime, tu non hai molto tempo per sperimentare, se lo fai sei una squadra piccola, se vuoi essere una big, i giocatori che giocano devono essere subito pronti e perciò anche questo, Federico Di Marco, è una bella storia da raccontare. Io però vedo il baricentro spostato, parlando metaforicamente, solo sulle polemiche, anche un'altra cosa che io veramente non condivido minimamente è questa roba che l'Inter è fortunata perché ha tanti rigori. Io tra l'altro nel passato mi ricordo polemiche simili, se non mi sbaglio, anche sul Milan o anche su altre squadre italiane, dove io da tifosi italiano ho detto cavolate, perché sì, ogni tanto esistono dei episodi dove sei sfortunato, dove sei fortunato, dove ti danno magari un rigore 50-50, o forse sei un po' fortunato, forse non era un rigore nettissimo, ma nel lungo periodo, se tu sei per distacco, come lo siamo anche la miglior fase offensiva, la miglior fase difensiva, e siamo anche per distacco la squadra che ha più rigori in assoluto, non può sempre essere fortuna, non è fortuna. È matematica, è statistica, l'Inter è una squadra che attacca molto, che gioca un bel calcio, che porta tantissimi uomini con le transizioni offensive in area rigore avversaria, allora è ovvio, no? Se tu in continuazione entri in area di rigore avversaria, è ovvio che poi alla fine hai più rigori. È ovvio che una Juventus che difende con tutti i giocatori, che anche gli attaccanti sono dei difensori aggiunti, che spesso per tanti minuti non tocca la palla, non entra neanche nella metà campo avversaria, è ovvio, entrando molto meno nella metà campo avversaria, entrando molto meno nell'area di rigore avversaria, è ovvio che la Juventus ha meno rigori dell'Inter. E questo discorso vale anche per tante altre squadre.
Se l'Inter è la squadra che segna di più, crea più expected goal, è ovvio che ha anche più rigori. È matematica. È logica. Che questa cosa. L'Inter solo capolista perché ha più rigori. Triste, triste, veramente triste. A me non piace. È una mentalità, secondo me, antisportiva. Antisportiva. Antisportiva, perché secondo me, se qualcuno sta svolgendo un buon lavoro, tu puoi benissimo dire ah, sono dispiaciuto perché io tifo un'altra squadra, ma non devi togliere i meriti, non devi mistificare le realtà. Questo non mi piace. Questo veramente non mi piace. Che Allegri, per esempio, lo faccia è normale, perché gli fa bene. Io ho sentito Allegri spesso nelle conferenze stampe dicendo l'Inter è proprio di un altro livello, di un altro livello. Anche Mourinho fa questo gioco. Anche Mourinho fa questo gioco dicendo l'Inter deve vincere assolutamente con 10 o 20, non so neanche quanti punti aveva citato, di distacco. Perché lo fanno? Lo fanno per proteggersi. Perché anche la Roma ha un monte ingaggio altissimo, molto più alto in relazione a quello che sta mostrando sul campo negli ultimi anni. Tanti Toblea, Lukaku, Dybala, tanti tanti giocatori strapagati, ma sta facendo male sul campo. Perciò è ovvio che un Mourinho ovviamente punta il dito sugli altri e dice sì sì, io guido la 500, gli altri guidano Lamborghini, Ferrari, perciò sono di un altro livello. Se io faccio cagare è perché guido la 500, se faccio bene sono un mito, sono un eroe. Questo gioco lo fa anche Max Allegri, lo fanno tanti e lo capisco, perché loro ovviamente lottano per i propri interessi. Che però questa narrazione viene portata avanti anche dai media, dai giornali, questo non va bene. Questo assolutamente non è corretto, è antisportivo. Questa è la mia opinione, amici. Scusatemi questo video così negativo, così pesante, però ci tenevo a dirlo, perché ce l'ho qui, dovevo dirlo, dovevo condividerlo. Fatemi sapere la vostra opinione sotto i commenti. Vi mando un forte abbraccio. Sempre forza Inter. Ciao ragazzi.